I Vangeli di queste prime settimane di Quaresima ci accompagnano in alcuni luoghi significativi e particolari. Andiamo a vedere. Nella prima domenica di Quaresima Gesù è nel deserto. Ci passa 40 giorni. Per la Bibbia il deserto è l'opposto rispetto al paradiso terrestre, rispetto alla bellezza della creazione. Nel deserto vi abitano solitudine, gli animali feroci e ogni cosa è un pericolo per l'uomo. Lì domina il diavolo che tenta Gesù. Alla fine però Gesù ne esce vincitore. Lui è più forte. Perché è importante il deserto? Perché è il luogo in cui possiamo metterci alla prova, scoprire ciò che è veramente essenziale e sapere che con Gesù saremo più forti di ogni male o tentazione che incontreremo. La Quaresima inizia allora con un deserto, ma ci mette in cammino verso un giardino stupendo. Sarà il giardino del sepolcro vuoto, il giardino della risurrezione di Gesù. Buon inizio di Quaresima!